Amici Girovaghi, buongiorno, anzi buon pranzo perché è mezzogiorno e mezzo. Oggi siamo ad Arezzo, ci facciamo full immersion di mercatini Arezzo e Montepulciano. Abbiamo raggiunto i nostri amici, loro sono arrivati ieri sera, noi siamo partiti questa mattina, abbiamo approfittato il venerdì che il nostro nanetto non ha scuola perché è il nostro patrono, e allora siamo partiti e siamo a Arezzo e ci facciamo full merge di crostini. Oh, il parcheggio camper dove ci siamo fermati noi, che abbiamo parcheggiato, è vicinissimo alle scale mobili. C'è un parcheggio camper, pagamento 8 euro 24 ore, oppure c'è un'area di sosta che sta qui vicino, ugualmente 8 euro 24 ore. Però abbiamo preferito questa perché è più vicino alla scala mobile. Ah, non me la ricordo per niente, ma sinceramente non so neanche se l'avevamo vista l'altra volta. L'avevamo vista? È Natale. L'uomo è bellissimo, veramente, veramente bellissimo. Senti, io già ho deciso che cosa voglio mangiare. Ho visto una mortatella grossa da qui fino laggiù. Ok, larga da qui a là. Io Edo vogliamo andare nella parte dove c'è lo stand tirolese. Vabbè, ci ho ripensato, vengo anch'io. No. Intanto ci siamo fatti questa schiacciata con il salame, buonissimo, con questa pizza salatina. Aspettate, questo è un antipasto. Sì, andiamo dal tirolese, che c'ho fame. Guarda che roba, papilo più grande. Oh? C'è il crostino toscano? Crostino nero toscano. Sì.
Ok, finito il giro ad Arezzo, torniamo in camper, non è tardissimo, alle 4:30, però comincia a essere freschetto e poi può darsi che tra un po' piove. Abbiamo fatto un bel giro, bellissima, come sempre, Arezzo, ci siamo già stati, valeva la pena tornarci. Buongiorno girovaghi, oggi è il 20... che giorno è oggi? 26? 26. Oggi 26 novembre. Ci siamo svegliati questa mattina, siamo sempre ad Arezzo, abbiamo dormito qua, c'è un timido sole. Guardate i camper, ieri siamo arrivati, non so se vi ricordate dal video, eravamo in quattro, stamattina è pieno. Adesso infatti siamo un po' preoccupati perché dobbiamo andare a Montepulciano e speriamo di trovare posto. Il nanetto qui è pronto, la mamma si è fatta bella che non c'è bisogno perché è sempre bellissima. E niente, partiamo per Montepulciano e speriamo bene. Allora, siamo arrivati a Montepulciano, abbiamo parcheggiato nell'area camper, siamo proprio sotto le mura per andare a visitare il centro. Allora, ho messo il cappellino perché c'è un sacco di vento, non è freddissimo, però Norway qui fa sempre comodo. Secondo me dentro le mura non ci saranno. Lo speriamo, vero? Edoardo, tu di cosa dici? Che fa freddo. Fa freddo? Sì. Capello perché hai messo il gel, ti gela la testa. Cinella? Dove siamo? A Napoli? Guarda, c'è sta Pulcinella qua in trasferta, è venuto anche lui a vedere il mercatino a Montepulciano. Il vino di Montepulciano, come dargli torto. No? Ma tu sei bella. Oh, te sei più bello poi. Vero, fammi vedere. Cappello originale, dove l'abbiamo preso? Norway. No, c'avevamo freddissimo, allora abbiamo preso il cappello. Oh, noi abbiamo fame. In camper c'è un sacco di roba da mangiare, quindi balle. Oh, ma hai visto quel negozio fighissimo? È bellissimo, sì. C'era scritto qui non vendiamo cazzate di Natale, se le volete 500 metri più avanti. Questo stuzzica, No, c'è quella porchetta. No, c'è con la finocchiona, la cipolla caramellata, il pecorino. Ieri era... Pensaci, amore. Com'era quella di ieri? Ieri era buona, ma oggi ci puoi mettere la cipolla caramellata e il pecorino sulla schiacciata toscana, amore. Dai, va bene, ok. Aspetta che io mi metto. Mauro! No, mi sicuro no, in retta, non mi dispiace. Sì, non avevo mai. Siamo fermati un attimo, c'era i bomboloni con la Nutella, però diciamo che abbiamo pensato oggi pomeriggio. Direi sì. Eh sì. Su via. Ma ci regge il tempo stasera? Sì. Nel pomeriggio addirittura ha messo anche tempo mezzo. Vabbè, il problema è che c'è schietto. Il problema è che cosa vuoi fare per pranzo? Ah, io peperoncino. No, vabbè.
La tazza. Facciamo la foto lì? Sì, carino, andiamo. Mi piace questa idea. Non ho messo... Cosa? Così? Ce la facciamo fare da loro. Va bene. Ti fate una foto? Ah, che bello. Quanto è piccolo questo. Oh, questo mi piace di posto. Già ho visto che oggi non mangiamo in camper, già vi vedo dalle facce, anche se Mauro è girato lo vedo. Sarà un tantino più caldo. Ma guarda, vero? Scaldi, però, un bicchiere di vino. Senti Mauro, siamo vicini vicini. Vicini vicini. E la zuppa toscana? Ah, sai che buona. Senti, io ho visto una pappardella bianca che mi sa che è buonissima. Le è caduta la borsa, signora? Eravamo lassù. Freddo, sì. Anch'io sono d'accordo con Mauro. Cannoli siciliani? Gli arancini, cosa sono? Le porcettine. No, porcetta tu. Va bene, visto il meteo che sta peggiorando, dovrebbe migliorare più tardi. Siamo venuti in camper perché c'è un tempo nero. Poi siamo a Montepulciano, ma noi ancora preferiamo il nostro rosso conero. Alla salute, gli rovaghi. Siamo fatti anche un giretto serale qui a Montepulciano, molto bello, abbiamo visto il gioco delle luci, molto bello. Adesso torniamo in camper perché è freschetto. Merenda, aperitivo? Merenda, merenda, oppure ci facciamo un punch. No, cioccolata calda, poi cena e poi dopo cena, punch e tisana. Quasi che mi ha convinto, sai, non ci vuole tanto. No, no, no. Va bene, andiamo in camper allora. Domenica 27 si parte da Montepulciano in direzione casa. Vediamo se riusciamo a fermarci al lago Trasimeno per pranzare con i nostri amici, così riusciamo a tirare fuori, non so, da qualche parte i tavolini per mangiare insieme. Giornata un po' così, un po' nuvolosa. È bellissima. Bellissima, la signora dice che è bellissima, quindi è bellissima, paesaggio fantastico. E niente, proseguiamo. Montepulciano ci è piaciuta molto, i mercatini sono molto carini, vale la pena visitarli. A dopo.
si era scaricata la batteria, non so dove eravamo arrivati. Comunque siamo al lago Trasimeno e fa abbastanza freschetto. Mi sa che non riusciamo a mangiare qua. C'è un po' di venticello. Adesso facciamo una passeggiatina. Mamma mia, buttoni qua che mi si è sbottonato. Come si chiama? Dove siamo? A Tuorlo? Come si chiama qua? Rosso. Come? Rosso. No. No, come si chiama il posto? Tuoro. Tuoro, no Tuorlo. Ci metti il sapone, bagni con l'acqua di cottura che sgrassa bene. Amore. Prendo il sapone, ok. Lo apri, il sapone. Lo apri. Vabbè, felice che lo dovevo aprire, ci arriviamo. Sto riprendendo perché dopo 13 anni e mezzo Edoardo per la prima volta lava i piatti in campo. Guarda che sicuramente lo fa meglio di te. Non è vero, io sono bravissimo. Vai, gira. È che mi va via un serbatoio d'acqua quando li lavo. Ah, ho capito tutto. Vai. Metto il sapone. Sì, non troppo. Non troppo. Non troppo, perché è ecologico, perché va usato il sapone ecologico. Vabbè, un pelino di più però, perché i piatti li dobbiamo ecologico. Lavare. Ecologico, però di solito, ecco, esatto, ne usiamo un barattolo per forza. No, non è vero, ne usiamo pochissimo. Ok, e vai. Va bene, girovaghi, con questo video chiudiamo questa mini vacanza. E vi ricordo che la prossima, tra un mese, se tutto va bene, partiamo per Colmar e cosa fai? Giochi a nascondino. Colmar e la foresta nera. Foresta nera e Colmar. Dopo Natale. Ciao! Ciao!